Bentrovati a un nuovo appuntamento con Zona Basket, che questa settimana si apre con il focus sulla Serie A1 femminile. La Limonta Costa Masnaga affronta la sosta del campionato per via degli impegni della nazionale. Abbiamo parlato di questa pausa con il team manager delle Brianzole, ovvero l'ex giocatrice Masha Majorano, che ci parla proprio di quanto questa sosta sia utile per il Costa, reduce dalla sconfitta con Moncalieri. La pausa arriva in un momento, passami il termine, complicato, ma mi sembra eccessivo dire complicato, nel senso che noi arriviamo da una brutta partita, brutta sconfitta contro una squadra a mio avviso inferiore a noi. Quindi probabilmente questa pausa servirà un po' per staccare da questo momento, diciamo, difficile, e un po' per riprendere energie mentali e fisiche. E quindi arriva secondo me nel momento giusto, anche se poi volendo vedere, magari avendo subito una partita dopo, puoi pensare al riscatto, però guardando al calendario la nostra prossima partita è con Schio, quindi probabilmente questo è il momento migliore per prendersi una pausa. Nel frattempo una delle vostre giocatrici, Matilde Villa, giovane talento, è stata convocata in nazionale. Come avete vissuto questo momento magico per Matilde? Sulla carta ci si poteva aspettare questa convocazione, ma non adesso, nel senso che lei è ancora molto piccola, quindi è stata accolta con sorpresa da tutti, anche se in minima parte ce lo si aspettava, perché a livello di talento e soprattutto per quello che sta dimostrando, sicuramente nel panorama cestistico è una delle ragazzine più interessanti. Lei è stata accolta di sorpresa più di noi, quindi ti dico, una chiamata positiva, perché dà all'ambiente un segnale forte. Costa Masnaga c'è e sta lavorando bene sulle giovani. Masha Majorano, giocatrice di Costa, adesso team manager. Differenze fra questi due ruoli e se riesci a sceglierne uno dei due, il preferito? Il preferito è sicuramente quello di giocatrice, nel senso che è una cosa che, avendolo fatto per tutta la vita, ti rimane dentro e mi manca ancora adesso. Potessi ricominciare a giocare. Però ti dico che ci sono anche delle somiglianze nell'essere team manager della squadra, per come vivevo io lo spogliatoio, parole, aggregazione, squadra, è una cosa che mi sto portando dietro, che mi sta servendo in questo ruolo di team manager, perché la parte di rapporto con le persone è la parte fondamentale, quindi questa è la più grande somiglianza che trovo tra i due ruoli. Mi viene naturale, perché è una cosa che ho sempre fatto anche quando giocavo. Sabato sera derby Lecchese in Serie B con la vostra seconda squadra, la Bianchi Group Costa, che sarà impegnata a Valmadrera contro la Starlight. Ma vedi, questa partita è obiettivo della seconda squadra. Per voi cosa rappresenta un serbatoio? Rappresenta uno sfogo per chi magari anche gioca solo qualche sprazzo con la Serie A1, tutto di guadagnato per carità, però la Serie B è proprio un momento in cui far giocare tutte le ragazzine il più possibile, perché comunque con i campionati giovanili, che sì, sono appena iniziati, però il livello, soprattutto nei primi gironi, è abbastanza basso, quindi i margini sono ampi. Farle giocare in Serie B vuol dire acquisire quell'esperienza che poi in un futuro potrà servire alle ragazze per giocare più minuti in Serie A1. Per quanto riguarda Valmadrera, avremo di là anche delle nostre ex atlete, quindi sarà come un po' un derby in famiglia. E veniamo alla Serie B maschile. 3 vittorie nelle ultime 4 partite per la Caffè Agostani in più Olginate, che attraversa davvero il suo momento migliore in questo inizio di campionato. Protagonista ritrovato dopo l'infortunio è Valerio Cucchiaro. Lo abbiamo sentito in collegamento perché sabato sera alle 20:30 a Palaravasio arriva la capolista della girone B di Serie B, ovvero Mestre. Allora sentiamo il parere di Cucchiaro proprio sui veneti. Mestre ovviamente si vede anche dalla classifica, per il momento è imbattuta. Noi ovviamente giocheremo la nostra partita, cercheremo di dare il massimo, di fare al meglio tutto quello che dobbiamo fare. È una partita un po' jolly, perché comunque loro sono quelli che rischiano di perderci di più, perché noi non abbiamo nulla da perdere, sappiamo che sono probabilmente più forti, ma noi andiamo con la mente sgombra, non abbiamo nulla da perdere contro Mestre, quindi se riusciamo a vincerla, bene, nel caso è una partita persa che
sappiamo che possiamo perdere. È un po' complicato perché loro giocano bene un po' ovunque, hanno dei giocatori esperti, di talento, e noi dobbiamo provare a metterlo sulla corsa, sulla voglia, sulla grinta di azzannare la partita. E come al solito una panoramica di quello che succederà nei campionati regionali in cui sono impegnate molte delle squadre lecchesi, cominciando naturalmente dalla Serie C Silver. La Carpe Diem Calolzio sarà di scena venerdì alle 21.15 sul campo della MB Groane Lentate, mentre il Mandello, reduce dalla KO di alta classifica con Erba, se la vedrà con la SM70 Morbegno in Valtellina. Per la Serie D, Centro Basket Pescate Basket Vercurago, derby 12 novembre alle ore 21, così come sempre venerdì, Pallacanestro con Corezzo, Ars Rovagnate alle ore 21. Domenica 14 novembre, due partite, Basket Nibionno alla Sportiva Sondrio alle ore 18 e Basket Seregno Civiz alle 18.30. Per quanto riguarda la Serie B femminile, il derby tra Starlight Valmadrera e Bianchi Group Costa si gioca sabato 13 novembre alle 20.30. Chiudiamo con la Serie C femminile, Don Felice con Leoni Trescore, Lecco Basket Women e l'appuntamento di domenica 14 novembre alle ore 18. E con questo terminiamo anche questa puntata di Zona Basket. Io vi ringrazio per averci seguito. Buon weekend cestistico a tutti. L'appuntamento è a settimana prossima.